O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, in secoli e secoli. Amen. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale ha concepito di Spirito Santo, nato dalla mia Vergine, battesimo del Pozzo di Caranà, fu crocifisso, morì e risorse, discese negli inferi, il terzo giorno risuscitò la morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, al Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Nel primo mistero glorioso contempliamo l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria della nascita di Gesù. Ben, siamo venuti, ci troviamo già ai piedi della Madonna, abbiamo già visto durante il viaggio la grandezza e l'eccellenza del Santo Rosario. Il Santo Rosario è il grande discendente perché, come l'Arcangelo Gabriele disse alla Madonna, lei sola trovò grazia verso Dio. E grazia sola abbondante, perché salutata come la piena di grazia, quindi è la tutta pura ed è la primizia dell'umanità rinnovata. Nessun essere umano, come pura creatura, ha trovato davanti a Dio tanta grazia quanto una donna. Questa grazia di cui è piena passa poi come attraverso un canale. E perché Dio le dà tutta tanta questa importanza? Perché è l'unica rappresentante della razza umana, perché Gesù è uomo come noi, ma anche Dio, ad essere il tutto come Dio l'ha pensato e voluto. Quindi dobbiamo comprendere la grandezza della Madonna, perché è l'unica che ha riscattato la nostra misera condizione, perché ci ha fatto fare, se si può parlare in questo modo, bella figura davanti a Dio. E quindi Dio tutto ha dato alla Madonna e tutto ci fa arrivare attraverso la Madonna. Ecco perché la preghiera del Rosario è così potente, perché ogni cosa che noi chiediamo la facciamo sempre per mezzo della mediazione della Madonna. Prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte. E se gli chiediamo qualcosa per mezzo di Maria, sempre Dio ci conosce. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come un cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li ricordiamo ai nostri debitori, se non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Paolo Maria, grazie al Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona il nostro volto, che sei il cielo tuo, nel secondo mistero glorioso contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Ecco, in questo mistero contempliamo la funzione primaria della Madonna, che è di portare Gesù alle persone. Questo che Dio rispose, che andò immediatamente a visitare Santa Elisabetta per santificare San Giovanni Battista nel suo grembo, e anche Elisabetta stessa. Sapete che la seconda parte dell'Ave Maria, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, sono le parole che Santa Elisabetta rivolse alla Madonna. Ecco, oggi stiamo un po' facendo il contrario, siamo andati noi in visita alla Madonna. Lei ci accoglie sicuramente molto contenta e fa nei nostri confronti però esattamente quello che fece Santa Elisabetta. Cioè, il senso dell'incontro con Maria è sempre una presa di contatto diretto con l'autore della grazia. San Luigi Maria Monforte scrive parlando di Maria che è talmente intrisa di Dio, la dice grossa, che l'unico posto in cui Dio è più presente, eccetto dalla Madonna, è l'Empirio, cioè è il paradiso, il punto dove si è proprio lui in persona, ma in tutte le altre parti dell'universo non esiste un luogo così pregno e pieno di Dio come Maria Santissima. Lei esiste semplicemente per metterci in contatto con Gesù, come tutti i papi che hanno parlato del rosario hanno sempre evidenziato. Il rosario è preghiera mariana, ma entro certi limiti, perché è il canale di contatto con l'autore della grazia che è Gesù. Dove culmina l'Ave Maria? Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, quello del cuore del rosario, perché Gesù è la parola che sempre la Madonna pronuncia appena noi la chiamiamo. Noi diciamo Maria e lei ci risponde subito Gesù. Ecco, perché a lui ci porta e da lui tutto ha ricevuto. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e diventi a noi i nostri debiti. Con noi invitiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Maria, piena di grazie, Signore con te, sia sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, nel terzo mistero contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Ora c'è una strettissima relazione tra questo santuario e la nascita di Gesù a Betlemme, di Dio ordinario. Qual è? Se uno va a Betlemme, noi ci immaginiamo la grotta di Nazareth come una cosa carina, pittoresca, d'accordo? Non è così. Il luogo dove andò Gesù era una stalla, perdonatemi l'espressione, puzzolente, fetida, sporca e completamente disagiata. Cioè, se uno pensa che Dio è nato qui dentro, io sono stato, cioè adesso è custodito bene la grotta dell'umanità, ma si vede che era una stalla, proprio una stalla. Come è stato portato al corpo della Madonna di Monte qua? Su un carro? Gli legami. Tra l'altro, se voi vedete il quadro della Madonna di Pompei, se uno lo guarda bene, esteticamente non è mica tanto bello, insomma, ci sono delle Madonne molto più belle, cioè la faccia è la Madonna, cioè un po' di stile ampollo, setto, barocco, sono tutti un po' cicciottelli con questa faccia ancora. Questa è un'immagine miracolosa. Allora, che significano questi fatti? Significa, fate attenzione a una cosa, che Dio è un personaggio molto particolare. Sceglie dei mezzi umanamente non pensabili per venirci incontro. Dobbiamo stare attenti. Perché uno guardava la stalla del Betlemme, chi è quello, figlio di Dio? Sì, stava là, figlio di Dio. Uno deve arrivare una Madonna con carretto di vetrame, dice, questo diventa il santuario mariano tra i più importanti in Italia. Sì. Quindi il pellegrinaggio della fede è proprio questo, farsi attenti alle visite di Dio che molte volte usa dei mezzi inadeguati, malamente impensabili. Viste state che va a fare, chi più di Fatima. La storia è sempre così. Allora fare attenzione a non avere schemi sul Padre Eterno, perché il Padre Eterno ha schemi di stupido, per farci attenti ai modi che lui sceglie a volte del tutto impensabili per venirci incontro, per essere venuti alla nostra. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Grazie a tutti i nostri pane e confiamo, e rivedi a noi i nostri diritti, come noi che rivediamo i nostri diritti, e non ci incuri le tentazioni, ma ci lascia male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
nel principio e sempre, O Gesù mio, nel quinto mistero glorioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù prodotto nel tempo. Due ultime cose importanti su cui meditare in questo mistero, sia per comprendere Gesù e Maria che anche per noi. Questo gesto un po' particolare che Gesù fa, che sparisce dalla circolazione per rimanere nel tempio, è un insegnamento sul primato che Dio deve avere. Dio è la cosa più importante di tutti, perfino di mamma e papà. E Gesù questo gesto l'ha dimostrato, portandolo anche a Madonna, quando lo trovò, c'è un figlio, ma perché ci hai fatto così? Gesù dice, che problema c'è? Non lo sapevi io occuparmi delle cose del Padre mio? Quindi primato di Dio. La seconda cosa, dopo questo mistero, comincia il silenzio di Gesù, dove Gesù è vissuto per 30 anni di vita nascosta. Vi faccio una domanda, ma secondo voi sembra una cosa fatta bene? C'è sta Dio sulla terra, no? Ci rimane solo 33 anni, 30 anni non si sa niente come ha fatto, solo 3 anni a predicare. Mi sembra una cosa fatta bene, dice, ma volevi pure dedicarci un po' di più, insomma, dice, ma stai qua, vai, no, parla, spiega. Che significa questo? Questo vale quello che non vede. La cosa più importante non è quello che diciamo, ma è quanto stiamo con Dio. Io sono i 30 anni di vita nascosta che ho fatto, ha pregato e ha lavorato, ha fatto vita ritirata. Allora, nella nostra vita, Dio deve prendere il primo posto in ogni anno, perché noi potremmo amare il prossimo soltanto se amiamo Dio. Sul pullman dicevamo, che ha fatto Bartolo qui, con la benedizione del Papa Francesco, preventiva, ha fatto poi le case per gli orfanelli, per i figli dei carcerati, sì, ma perché lo ha fatto? Dopo che si è convertito, mosso dall'amore verso Dio, verso la Madonna, ha fatto queste cose. Perché è chiaro, se uno ama Dio certamente amerà gli uomini, perché gli uomini da Dio sono amati. Quindi l'amore autentico del prossimo passa sempre per l'amore di Dio. Prima cosa. E la seconda cosa, Bartolomeo, come tutti i cristiani, era un uomo di preghiera, dedicava tanto tempo, con tutte le sue occupazioni, alla preghiera. E la preghiera gradualmente deve occupare un posto importante nella nostra esistenza. Vedrete che piano piano nel corso di questi anni cercherò di aiutarlo in questo, perché la vita nostra cristiana vale tanto quanto preghiamo. Meno preghiamo e meno vale, più e meglio soprattutto preghiamo e più vale. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
a essere l'ora della nostra morte. Amen. Maria, grazie del Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, a essere l'ora della nostra morte. Amen. Maria, piena di grazie del Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, a essere l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio, e sempre, e sempre, e sempre. Amen. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Grazie oggi, il nostro Padre,